Buongiorno a tutti. Allora, oggi un svuota la spesa un po' improvvisato perché l'ho fatta di corsa, sono tornata tardi e come sentite c'è mia figlia che sta qui vicino a me e quindi vediamo quanto posso resistere. Allora, cominciamo subito con la prima cosa che poi tolgo subito, se no la vuole a tutti i costi, ma ha già mangiato. Allora, ho preso questa provola che io faccio praticamente sulla piastra. E la faccio tipo sciogliere, la faccio anche al microonde, magari la taglio in pezzettini, la metto in una cocottina di ceramica e la scaldo al microonde e poi si scioglie tutta, o ci metto del prosciutto cotto sopra oppure la lascio così al naturale a mo' di antipasto, ma questa penso di farla in piastra come secondo. Vediamo un attimo, l'ho presa per domani, insomma, vediamo un attimo come cucinarla. Poi ho preso il non riesco a Il pronunciarlo. formaggio. Sì, amore, il formaggio, il Perdami. Lerdammel. L'erdammer. È tuo, amore. Sì, amore, però già l'hai mangiato, quindi stai mangiando cosa? Sentiamo, di cosa stai mangiando? Il prosciutto. Brava amore, sta mangiando il prosciutto come? Rosa. Rosa, bravissima. E quindi il formaggio stasera. Poi, appunto, lei sta mangiando cosa? Sta mangiando il prosciutto cotto. Ho comprato questo perché in realtà costava 1,19, insomma, era un'offerta, non costava 2,99, costava 1,19. È di questo senza grasso che do a lei. E della beretta e ne ho comprate tre confezioni perché lei ne mangia tantissimo, cioè lo chiede praticamente quasi tutti i giorni, quasi. Poi ho comprato per questa sera per mio marito l'insalata iceberg perché io non mangio insalata e ho comprato anche questa della Conad, mentre della Bonduelle questa insalata mista che mi sembra stesse in offerta a 0,99 centesimi, mi sembra. Non vorrei sbagliare e niente, l'ho presa perché non so se la mischio oppure gli do stasera questa e domani questa, non lo so. Poi vi sistemo un po' meglio, ok. Poi ho comprato, se riesco a prenderle, le cipolle. Questa l'altra volta l'avevo fatta, vedete, queste qua, le cipollette, le cipolline. Io l'altra volta l'avevo fatta al forno, erano, amore, un attimino, erano venute sì buone, che profumo, però voglio vedere di farle in altro modo. O le faccio sempre al forno, ma le taglio a metà e ci metto la pannatura sopra, vediamo un attimo. Sì, è tuo, aspetta che lo faccio vedere e poi mamma vediamo se mi dà un pezzettino, vediamo. Di formaggio che mi era sfuggito, le ho comprato anche il dolce sardo che io adoro, Virginia piace e piace a tutti quanti, quindi io lo trovo sempre alla Conad e quindi io appena lo prendo quando mi ricordo. E vabbè. Vuoi un pezzo di formaggio, amore? Ora scusatemi. Da un po' di formaggio perché l'ha visto. Poi ho comprato la mozzarella di bufala, questa zero lattosio. È praticamente una mozzarella grande da 200 grammi, da 200 grammi e mozzarella mandara di latte di bufala. E niente, mi è piaciuta l'altra volta, la voglio riprendere. Poi ho comprato la corallina perché si avvicina la Pasqua e io adoro questo salame e vi svelo una cosa, praticamente io adoro questo salame perché posso toglierci facilmente il grasso. Sì, lo so, e a chi lo dico mi prende per pazza, però io non sopporto il grasso nel prosciutto. Men che meno nel salame, men che meno questo grosso così, cioè io non ci riesco a mangiare una fettina di salame con tutto questo grasso, no, e quindi io lo tolgo praticamente. Poi se lo devo mangiare solo io faccio una bella cosa,
con il coltello prima lo tolgo tutto e poi lo affetto. Però se lo devo mangiare solo per me, se no ovviamente lo taglio e nella mia fetta mi tolgo il mannaggia, amore. Amore, yeah! Buono il formaggio, com'è? Dillo com'è il formaggio in diretta alla recensione. Com'è il formaggio? Buono. Buono, ok, va benissimo. Poi, questo, ora se lo vede, ho comprato questo. Non diciamo niente, leggete, bravi, bravi. Ok, avete letto? Sì. È così, perché in realtà l'altra volta avevo comprato quello della Soya San. Ma non c'era, c'era solo mandorle e nocciola. Ma a me le mandorle non piacciono, cioè piacciono sfuse ma non piacciono messe nel latte, nel dolce. E quindi non mi andava. E sì, amore, l'acqua. Ecco l'amore, l'acqua. L'acqua. Ah, scusate ragazze, vuole l'acqua di gatto, boh, cioè, ma scherziamo. Sto rosicando a proposito di acqua di gatto, boy. L'acqua. Che... Non la fanno, non... Amore, vuoi anche questa di Romeo? Romeo, va bene, scegli tu quale bere. Tieni. E praticamente sto rosicando perché non la vendono più alla Conad. L'ho trovata al Simpli l'altra volta, ma una confezione aperta, quindi ne ho prese solo 3 bottiglie perché erano le uniche rimaste. Ciao. Perché poi mi piace, al contrario di questa, no, della Sant'Anna, questa, e mi piace il fatto che la plastica sia molto resistente, quindi praticamente la posso riutilizzare, mentre questa, vedete, cioè si abbotta subito, poi rimane e quindi insomma, come la uso la getto e va bene. Poi, ok, andiamo avanti. E oddio, c'è un'altra cosa che adesso, come la vede, impazzirà. Vabbè, ho comprato, scusate il rumore della plastica, ho comprato, non si urla, non si può fare la spesa con Virginia perché lei urla, chissà da chi l'ha imparato, io lo so, ma non in questa casa, ma va bene. E niente, quindi ogni cosa che lei vuole adesso ci sarà, lei che impazzisce. Amore, amore, ma ti sei fatta a tagliare il formaggio, quindi lo mangi il formaggio? Brava, amore, col cucchiaino viola. Adesso è andata in fissa con un cucchiaino di plastica viola, di quelli del misurino. Mangia solo con quello. Vabbè. E niente, quindi scusate il rumore. Ho preso il pane integrale fatto rosetta, ma credo che sia la rosetta morbida, perché a me le rosette come fanno adesso, che sono tutta crosta e dentro sono vuote, non mi piacciono, quindi l'ho tastata, diciamo, è morbida e quindi va bene. Piccolina, perché noi non mangiamo tantissimo pane, però voi sapete che io mi fermo là davanti, qualcosa devo comprare e quindi. Poi vado random. Ho preso l'aglio, che praticamente mia suocera, e adesso l'ho finito, l'altra volta con l'aglio, siccome ne avevamo tanto, ha fatto la pasta d'aglio, come si chiama, praticamente l'ha triturato e l'ha messa in un contenitore, e è un'ottima idea perché praticamente tutte le volte invece che sbucciarlo, tagliarlo, così triturandolo praticamente lo sbuccio tutto una sola volta, poi lo metto nel bimby, ovviamente lo trituro, e poi lo metto in un contenitore e poi prendo un cucchiaino per volta, così è anche più morbido e soprattutto si scioglie poi nel soffritto, quindi meglio. Ho comprato per lei, per Virginia, il formaggino questo, poi ho comprato le uova, queste di allevamento a terra della Conad, e che scadono l'11 maggio. Ora mamma la raccoglie, che scadono l'11 maggio, e voi sapete che le uova devono scadere almeno 15 giorni dopo il giorno in cui lo state acquistando. Poi ho comprato questo per la domenica di Pasqua, le patate, queste dell'Alta Tuscia, e questo bel sacco di patate, le ho prese più grandi possibili perché io
cioè odio, perché io le pelo col pelato a patate e quelle piccoline sono scomode e quindi io le prendo più grandi possibili. Poi ho preso, ora nascondo, amore, nascondo perché se lo vede fa una tragedia, fa una strage. Ho ripreso questi che costano tipo 1,49 euro, 1,45 euro. Questi qui della Doria che sono buonissimi. Buonissimi. E poi sono spessi, sono nutrienti, già ve l'ho detto, quindi tutte le volte io ne vado e ne compro due pacchi. Poi ho preso lo scalogno italiano. E nulla, perché io la cipolla preferiamo questa e quindi io se non c'è lo scalogno compro la cipolla, se no prendo lo scalogno. Poi di questi ne ho comprate due confezioni, fidatevi, non è ok. Poi ho comprato queste le fette integrali perché per la mia colazione. Non lo so, oggi stavo là, non mi attraeva nulla diciamo, di biscotti per colazione. Quindi ho detto, vabbè, ma sai che c'è? Compro le fette biscottate. Quelle comunque mi vanno sempre, che le mangio con la marmellata sopra oppure semplici. E quindi ho detto, vabbè, vado sul sicuro, compro quelle. E perché poi voi sapete che io mangio sempre un tipo di biscotti e poi dopo mi va a noia e cambio. Però non volevo cambiare perché compro sempre i simil zuppa latte o gli zuppa latte e quelli al grano saraceno, grano saraceno di qualsiasi marca. E Eurospin sono buonissimi. Ora ho comprato quelli proprio della marca sua. Però mi stanno andando un po' a noia, quindi mo come li finisco, niente, fette biscottate e via. Poi ho comprato due confezioni di questo latte. Allora, io ora sto mangiando, cioè scusatemi, sto bevendo a colazione il cappuccino, sempre la stessa marca, ma quella col tappo verdino, acquamarina. E mi sono accorta perché l'altro giorno l'ho bevuta a crudo un pochettino, ho detto oddio, ma che è? Praticamente ho preso quello scremato, quindi adesso ho preso quello parzialmente scremato. Speriamo che sia migliore. Ne ho prese due confezioni. Eccole qua, due confezioni. Cioè, io mi sono alzata prima mi sono alzata la macchina del caffè perché volevo fare il caffè. Me lo sono dimenticato, quindi poi dopo il video mi faccio un caffè. Vabbè, chiusa parentesi. Quando l'ho aperta, mai, vabbè, ma voi lo sapete che sono un po' così. Poi ho comprato e ho voluto provare un attimino, amore, la farina di grano tenero di tipo 2. È macinata a pietra di questa marca di Traglia che non ho mai provato, ma stava lì nello stand e l'ho presa. Ideale per pane, pizza, dolci, semi integrali. Chilometro zero. Amore, un secondino solo. Amore, un secondino solo. Asciugati qua il moccichetto che mamma. Ok, e non l'ho voluta provare perché io vorrei provare a fare la pizza fatta in casa e vediamo un attimo se in queste vacanze mi riuscirà. A proposito di cose fatte, amore, un attimo. Dopo canti. Allora, a proposito di cose fatte in casa, ho comprato questi panini per l'hamburger perché volevo fare il pane, insomma, i panini fatti in casa col bimbi, ma non ci riesco mai, non ho mai tempo. E quindi tanto prima che aspetto che li faccio io, cioè, la carne scade e quindi no, per dire. E quindi intanto li ho comprati, così la prossima volta che compro gli hamburger ci facciamo i panini. Poi ho comprato la pizza, queste due pizzette per Virginia e per la madre per fare merenda. E poi ultimo ho comprato, cioè l'ho visto lì, ho detto boh, noce. In realtà secondo me sarebbe stato meglio comprarlo alla nocciola, però non c'era e quindi ho preso questo latte
mette alla noce, dove la noce è il 3%, anzi no, 3,8%. Poi dopo, allora, il contenuto è acqua, noci 3,8%, zucchero di canna, carbonato di calcio e stabilizzanti, farina di semi di carrube, gomma di gelano, sale marino, aromi, vitamine, vitamina E, B2 e D e B12, vabbè. E niente, perché mi ero fatta ispirare dal latte di mandorle, che però a me non piace il latte di mandorle, e quindi ho detto, ho trovato questo, ho detto, ma proviamolo. Cioè, io non sono solita comprare questi tipi di latte, perché non mi piacciono, il latte di riso non mi piace, il latte di soia. E ho detto, vabbè, proviamo. Magari adesso col caldo, tipo oggi per pranzo, sto qua così perché lei sta mangiando, ma io mi sono fatta uno yogurt con le noci e risuffiato, le noci vere, perché non avevo fame, perché come c'è il caldo, il mio stomaco si chiude e ho solo voglia di cose fresche. Non c'è latte, non c'è lattosio, non c'è il glutine e non ci sono grassi idrogenati, e quindi vabbè, ma non è che l'ho preso per questo, eh. Cioè, l'ho preso perché non c'è lattosio, per provare una cosa nuova, però in realtà così. E niente, ragazzi, sulle note di questa canzoncina, che spero non abbia rovinato l'audio del video, vi saluto, alla prossima, grazie per aver guardato il video, ciao!